Ora parliamo di Serie C invece con un occhio attento alla corsa salvezza. Eh sì, perché si è rimesso in carreggiata il Monopoli, vincitore nel derby di Cerignola. Parliamo del presente biancoverde con il team manager del Monopoli, Fabio De Carne, che è in collegamento. Buonasera intanto, Fabio. Sì, buonasera a voi. Vittoria dal peso specifico elevatissima, arriva in un derby, arriva in rimonta, arriva dopo 8 giornate. Ha riportato un po' di serenità questo risultato. Sì, un risultato che ha ridato morale, ma soprattutto dà fiducia e morale la prestazione dei ragazzi. Domenica il risultato a un certo punto abbiamo iniziato con aver subito il gol dello svantaggio e allora quando magari tutto sembrava compromesso c'è stata una prova di carattere d'orgoglio da parte dei ragazzi che sicuramente non attraversavamo un momento tutti quanti di serenità vista la mancanza di risultati, le prestazioni c'erano. Diciamo che l'ammazzata forte è arrivata mercoledì nel derby col Brindisi quando i vantaggi di 2 reti siamo stati raggiunti nei minuti di recupero, 91esimo e 95esimo. Beh, a quel punto sfido chiunque a non aver perso la fiducia in questa situazione, però un elogio va dato soprattutto ai tifosi che anziché magari contestare la squadra per questa serie di risultati negativi e per essere invischiati nella zona playout, hanno capito il momento e ci hanno fatto trascorrere 3 giornate da dopo il derby, dove ci sono stati vicini, ci hanno incitato e domenica credo che anche grazie al loro sostegno, alla loro vicinanza, i ragazzi siano riusciti a mettere in campo quel pizzico d'orgoglio in più che ha fatto sì, oltre alla prestazione tecnico-tattica, ha fatto sì che si potesse raggiungere una vittoria importante. Ti avrei chiesto proprio dell'ambiente, ma mi hai anticipato, e allora vado sulle 7 partite che restano. Il menù del Monopoli è così: Turris, Sorrento, Taranto e Messina in casa, Benevento, Giugliano e Crotone fuori. Il miglior piazzamento possibile in chiave salvezza, quindi o sest'ultimo posto, oppure cercare di agganciare perlomeno il quint'ultimo, passa soprattutto dal Veneziani? Passa dai veneziani, ma passa anche dalle gare che dobbiamo affrontare anche fuori casa. Sono 7 finali, queste 7 partite che ci restano, lo ha capito la società, lo ha capito la tifoseria, lo abbiamo capito noi dirigenti che di domenica in domenica dobbiamo lottare affinché potessimo raggiungere il risultato, massimo. Il presidente, nonostante tutti gli sforzi che in quest'anno sta facendo per far sì che questa barca possa arrivare nel porto della salvezza, anche domenica ha promosso tutte le iniziative possibili affinché il Veneziani possa essere il 12° uomo in campo, tant'è che è stata, diciamo, in questi giorni pubblicizzata l'iniziativa che chi è abbonato può portare allo stadio Veneziani 3 parenti, 3 amici, 3 conoscenti a tariffe veramente ridottissime. Una promozione valida fino a sabato e che fa sì che chiunque ci tenga i colori biancoverdi possa veramente partecipare domenica sera a questa sfida veramente, ma ripeto, veramente cruciale e importante per il Monopoli. Eh già, arriva la Turris, ha fatto bene Fabio De Carne a ricordare questa iniziativa a cuori biancoverdi. Si possono acquistare biglietti in curva al costo di 3 euro più prevendita di 1,50 euro o in tribuna 5 euro più prevendita di 1,50 euro. L'obiettivo sarà quello di riempire il Veneziani, lo ricordiamo, Monopoli Turris si gioca domenica 17 marzo alle 20:45. Fabio, prima di salutarti, ti chiedo, siete a meno 3 dalla Turris, siete a meno 7 dal sest'ultimo posto, la corsa nello spogliatoio su cosa si fa? Cioè siete proiettati al momento sul miglior piazzamento playout possibile e poi si vedrà se si potrà raggiungere il Catania? Siamo focalizzati come gruppo, come anche gruppo società, a fare passo dopo passo. Dobbiamo pensare domenica a raggiungere il massimo risultato contro la Turris, per far sì che una volta contata la Turris andremo, diciamo, a Benevento, dove comunque sia
nonostante il gap tra loro che lottano per vincere o piazzarsi al meglio nella griglia playoff e noi che lottiamo per salvarci, avere il massimo dei risultati. Guardiamo la classifica di domenica in domenica, ma più che altro la corsa la facciamo su noi stessi per ottenere il massimo e il meglio da questo gruppo che preme sottolineare un gruppo importante fatto di ragazzi sani, onesti e vogliosi di poter uscire da questa situazione il prima possibile e poter regalare ad una tifoseria incredibile, encomiabile come quella monopolitana. E allora, questo è l'auspicio del Monopoli Club che è in salute, lo ha dimostrato con i suoi 32 punti. Grazie a Fabio De Carne, team manager del Monopoli, buon lavoro. Grazie a voi e buona serata.